rifletti su quello che scrivi, perché il Signore te ne chiederà conto. Stai attento, giornalista. Il Signore ti dia le soddisfazioni che desideri per il tuo mestiere. Carissimi spettatori, carissime spettatrici, pace e bene a tutti quanti voi. Oggi, nel giorno 6 del mese di novembre, ascoltiamo un consiglio che Padre Pio rivolge ad una categoria ben precisa di persone, e si tratta dei giornalisti. Non ci deve sembrare strano il fatto che Padre Pio abbia un occhio di riguardo, una sensibilità spiccata verso il mondo della comunicazione. Padre Pio, come tutte le persone che in vita già sono diventate famose, personaggi noti al grande pubblico, ha dovuto spesso avere a che fare con i giornalisti. E dunque è proprio così che lo ha un po' fotografato Carlo Trabucco in un testo intitolato Il mondo di Padre Pio, che risale addirittura al 1952. Come sapete, era da poco un po' iniziata la ripresa economica, sociale, culturale dopo la grande tragedia della Seconda Guerra Mondiale, e si era già profilato all'orizzonte un po' il boom dell'economia in Italia. La carta stampata chiaramente veniva già finalmente letta, diffusa, e Padre Pio sente che è giunto il momento di rivolgere un pensiero anche ai giornalisti, e dice esattamente così: rifletti su quello che scrivi, perché il Signore te ne chiederà conto. Stai attento, giornalista, il Signore ti dia le soddisfazioni che desideri per il tuo ministero. È significativo che il mondo del giornalismo e in genere della comunicazione oggi anche nella Chiesa sia sempre al centro dell'attenzione. Si celebra ogni anno una giornata mondiale delle comunicazioni sociali, per la quale il Santo Padre prepara un messaggio che viene poi diffuso per tempo, diventa oggetto di riflessione, di studio, di approfondimento. E questa categoria dei giornalisti, come saprete, ha anche il suo protettore. E si tratta del grande vescovo Francesco di Sales, che aveva proprio notato scarsi frutti spirituali nel ministero svolto dal pulpito. Pur avendo molti carismi, capacità diverse, lui aveva a un certo punto avuto l'idea abbastanza nuova di pubblicare dei volantini, iniziando a farli circolare e diffondere anche di casa in casa, di porta in porta. O li distribuiva o li affiggeva ai muri. Dunque, proprio per questa originale attività si è meritato il titolo di protettore dei giornalisti e di tutti coloro che diffondono la fede cristiana con i mezzi della comunicazione sociale. È molto facile travisare la verità, il contenuto della verità, ma oggi ricordiamo la parola forte di Gesù: è solamente la verità che vi farà liberi. È così che anche per i giornalisti c'è una misura alta della loro professione a cui è possibile tendere. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima puntata. Shalom.